Benvenuti nella nostra rubrica, sono Padre Alfredo Scarciglia, il parroco di San Domenico. Vediamo cosa dice il Vangelo odierno di questo 2 novembre. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Bene, questo è il Vangelo di questa giornata in cui celebriamo la commemorazione di tutti i fedeli defunti. E la pietas verso i morti risale fin dagli albori dell'umanità. In epoca cristiana, fin dall'epoca delle catacombe, si può dire, l'arte funeraria nutriva la speranza dei fedeli. La commemorazione liturgica dei defunti prende forma nel IX secolo. La speranza cristiana trova fondamento nella Bibbia, nella invincibile bontà e misericordia di Dio. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Non è dunque la dissoluzione nella polvere il destino finale dell'uomo, bensì attraversata la tenebra della morte, godiamo della visione beatifica di Dio. Il tema è ripreso con potenza espressiva dall'Apostolo Paolo, che colloca la morte e resurrezione di Gesù in una successione non disgiunta. I discepoli di Cristo infatti sono chiamati alla medesima speranza. Anzi, tutta la nostra esistenza reca le stimmate del mistero pasquale ed è guidata dallo Spirito del Signore risorto. Questa è una grande consolazione per tutti noi. Per questo oggi preghiamo i nostri cari defunti e confidiamo nella loro intercessione. Nutriamo infine la speranza di raggiungerli in cielo per unirci insieme agli spiriti eletti e beati nella lode della gloria di Dio. Ecco perché la Santa Madre Chiesa già sollecita nel celebrare con le dovute lodi tutti i suoi figli che allietano il cielo, i santi, oggi si dà premura nell'intercedere praticamente presso Dio per le anime di tutti coloro che ci hanno preceduti nel segno della fede e si sono addormentati nella speranza della resurrezione, affinché purificati da ogni macchia di peccato entrino nella comunione della vita celeste e godano della visione della beatitudine eterna. È interessante altresì notare anche un po' il senso delle parole che noi usiamo. Quello che chiamiamo comunemente funerale, dal latino funus, cioè evento funesto. La Chiesa lo identifica col termine esequie, dal latino exequor, cioè accompagno. Noi accompagniamo appunto i fratelli defunti, perché chi muore con la speranza di risorgere non muore per davvero, quindi non è per niente un evento funesto, ma è un accompagnare nella vita beata. Allora, per riprendere il discorso fatto ieri anche sull'importanza della messa per i defunti, riprendo le parole di Papa Francesco che dice: la tradizione della Chiesa ha sempre esortato a pregare per i defunti, in particolare offrendo per essi la celebrazione eucaristica. Essa è il miglior aiuto spirituale che noi possiamo dare alle loro anime, particolarmente a quelle più abbandonate. Il ricordo dei defunti, la cura delle tombe, i suffragi, i fiori che portiamo, i lumi che accendiamo sono testimonianza di fiducia e di speranza, radicata nella certezza che la morte non è l'ultima parola sulla sorte umana, poiché l'uomo è destinato ad una vita senza limiti, che ha la sua radice, il suo compimento in Dio. Ecco quanto il Vangelo odierno ci dice e in quanto in sintesi ho voluto dire e condividere insieme a tutti voi in questa giornata davvero singolare. Alla Se il prossima. commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.